Ritrovati a tutti i nostri telespettatori da Roberta Sias con una nuova puntata di Una Mela al Giorno, il programma di Radio Cusano TV Italia dedicato alla salute e al benessere. In questi giorni di quarantena stiamo cercando di tenervi sempre informati, di intrattenervi e anche dedicare il nostro programma proprio al lato del benessere psicofisico. Abbiamo fatto diversi appuntamenti perché è importante ricordare che in questi giorni non è solo il virus la principale minaccia. Purtroppo, stando a casa, si possono affrontare diversi disturbi come il disturbo d'ansia, difficoltà ad addormentarsi, quindi disturbi del sonno, agitazione, lo smart working che comunque ci porta ad essere più collegati anche con il lavoro e quindi un certo stress anche di essere sempre connessi, di avere sempre il cellulare acceso. Insomma, stiamo cercando di darvi anche dei consigli su come affrontare meglio questa quarantena, di come riuscire a gestire disturbi come l'ansia, l'ansia anche per il futuro. E lo facciamo sempre con il nostro esperto che torna sempre a trovarci, Lorenzo Campedelli, docente di psicologia della salute dell'Università Niccolò Cusano. Ben trovato, Lorenzo. Buongiorno Roberta, grazie come al solito per l'invito e saluto ovviamente tutti i nostri telespettatori. E sì, siamo sempre qui ad affrontare un po' il tema del benessere psicofisico, come diceva lei, no? Quindi l'importanza anche di trovare all'interno delle nostre giornate dei momenti nei quali ci dedichiamo proprio a noi e quindi dei momenti dove entriamo maggiormente in contatto con quelle che sono le nostre vere sensazioni e le nostre vere emozioni. Questo è molto importante perché, appunto, come diceva lei, proprio in questo periodo di reclusione molte persone, come sappiamo, stanno lavorando appunto in smart working, quindi sono sempre, no, ad utilizzare i loro strumenti e quindi, no, davanti al PC, davanti al cellulare piuttosto che il tablet, eccetera. Quindi è chiaro che in qualche modo c'è anche una forma di stress legata, no, a questa riorganizzazione delle nostre giornate. E ovviamente chi riesce a fare lo smart working possiamo dire che oggi è fortunato rispetto agli altri che invece magari hanno dovuto interrompere completamente le loro attività lavorative. Quindi questo ha portato in queste persone chiaramente delle conseguenze a livello psicologico più importanti. Chi invece riesce a fare, diciamo, lo smart working, bene o male, in qualche modo si trova a scandire in una maniera più adeguata e quindi più funzionale la loro giornata. E c'è da dire che sono tanti i consigli che in qualche modo abbiamo tutti appreso in questo periodo, no? Perché basta, insomma, collegarci ad internet piuttosto che entrare nei nostri profili social e ci sono tutta una serie di indicazioni che ci vengono date, quindi quella di soprattutto, come dire, cercare di strutturare la nostra giornata, no? Dal momento in cui ci alziamo fino al momento in cui poi invece la giornata finisce e andiamo a dormire. Strutturarla vuol dire anche dare spazio e dedicare del tempo quindi alle attività lavorative, ma anche, come dire, poter fare un po' di movimento fisico anche in casa, no? Come proprio un vero e proprio toccasana per la nostra salute, perché altrimenti rischiamo poi di trovarci in attività che sono per lo più sedentarie. E anche delle indicazioni riguardo magari, no, al nostro tipo di alimentazione in questo momento, perché ovviamente, come sappiamo bene, stando tutto il giorno in casa siamo più tentati, no? Come dire, di avere atteggiamenti verso il cibo, insomma, che generalmente non abbiamo, perché è chiaro che basta andare, insomma, in cucina, apriamo la dispensa, apriamo il nostro frigorifero, quindi quello stimolo che abbiamo è
anche quello, come dire, no, di mangiare uno snack piuttosto che aggiungere magari il dolcetto che molte persone appunto non sono solite fare nella loro, nelle loro giornate generalmente. E rispetto proprio al benessere psicofisico, oggi volevo un po' continuare il discorso che facevamo nella puntata precedente, appunto quella dedicata proprio all'importanza anche del nostro corpo dal punto di vista però in questo caso non tanto dell'attività sportiva quanto quello di andare a conoscere meglio il nostro corpo, andare ad aumentare, come diciamo noi, la nostra consapevolezza corporea per intanto capire di più come stiamo, perché molto spesso alcune sensazioni corporee noi pur vivendole, non ne siamo così in contatto, no? Non ne siamo così consapevoli. Magari abbiamo una piccola tensione, magari abbiamo il respiro che tende un po' ad accorciarsi, magari in alcuni momenti alcune persone possono avere anche dei fenomeni di tachicardia, piuttosto che una sensazione, diciamo, di indebolimento, oppure se parliamo di emozioni, possiamo vedere il nostro umore che in questi giorni è molto, direi, ballerino, no? Perché magari all'interno della stessa giornata ci troviamo in contatto con più emozioni e questo a volte non riusciamo, insomma, a spiegarcelo. Quindi magari all'interno della stessa giornata possiamo arrabbiarci, possiamo essere tristi, possiamo essere anche fortunatamente Sì, gioiosi, un però umore insomma un po' altalenante, ecco questa la condizione che sta vivendo insomma un sacco di gente, proprio questo, un umore altalenante e non sempre, questo scusami se naturalmente la interrompo, non sempre noi riusciamo a capire anche quello che il corpo certe volte ci sta dicendo, perché molte volte il corpo ci manda dei messaggi ma noi li tralasciamo, anche il classico nodo alla gola di cui abbiamo parlato anche nella puntata diciamo precedente. Ecco, quale migliore occasione allora, professore, proprio per parlare di questi esercizi, no, bioenergetici come di promozione proprio alla salute, no? assolutamente. E proprio questo, Roberta, la promozione alla salute, perché, come abbiamo visto nella puntata precedente in cui abbiamo parlato dell'analisi bioenergetica, abbiamo dedicato spazio proprio a spiegare, insomma, che tipo di terapia fosse, dove appunto nasce, come si sviluppa e quali sono un po' le tecniche che vengono utilizzate. Ovviamente questo maggiormente in un contesto, direi, più terapeutico. Oggi invece l'attenzione è più sull'aspetto proprio della promozione della salute, quindi una attenzione maggiore al benessere psicofisico in toto, quindi non tanto esercizi o tecniche terapeutiche che possiamo fare poi invece tranquillamente a studio con il nostro terapeuta che ci può seguire e in qualche modo insieme a lui andiamo a lavorare quelli che possono essere i nostri problemi psicologici, no? Di tipo magari umorale oppure di tipo, non so, tensivo, se parliamo di una tensione che è legata ad un'emozione molto forte. In questo caso invece spostiamo l'attenzione proprio su quelli che possono essere degli esercizi che riguardano la parte dedicata alla promozione della salute, quindi degli esercizi che ci aiutano a gestire il nostro stress, a gestire anche quei livelli di ansia che spesso si innalzano e non riusciamo magari a capire il perché succede questo, no? Questi esercizi hanno lo scopo di dare importanza al corpo, di mettere il corpo al centro proprio della nostra attenzione, perché come dicevamo, appunto, il corpo non mente. Mentre noi a parole, appunto, come diceva lei, Roberta, spesso magari abbiamo una tensione, abbiamo una sensazione, a volte la neghiamo, a volte la rimuoviamo attraverso i meccanismi di difesa, no? Quindi continuiamo le nostre attività pur contattando questo fastidio, ma non diamo importanza a questo fastidio. Invece questi esercizi ci dicono di fare il contrario, ovvero di partire proprio da quel fastidio e provare a sentirlo ancora di più, perché più noi lo sentiamo, più noi lo conosciamo quel fastidio e solo così potremmo poi, tra virgolette, lavorarlo, no? E quindi andare ad alleviarlo. Parlavamo di una respirazione che si può accorciare, infatti in questi esercizi il passo, diciamo, uno degli aspetti, diciamo, più importanti è proprio quello di fare attenzione al nostro respiro. Quindi dobbiamo comunque, arrivare ad una respirazione funzionale, una respirazione diaframmatica e quindi una respirazione più profonda, completa, dove l'onda respiratoria
può fare il suo movimento dall'alto verso il basso e viceversa senza interruzioni. L'obiettivo è quello di raggiungere un respiro più fluido, un respiro che non si intoppi, no? Nel suo percorso, perché altrimenti questo significherebbe che ci sono delle tensioni che devo prendere in considerazione e devo andare a lavorare per scioglierle, quindi per alleviarle. Allora, nella puntata precedente abbiamo parlato del concetto di grounding per quanto riguarda la bioenergetica, che possiamo tradurre in italiano con la parola radicamento, no? Vuol dire radicarsi a terra, vuol dire essere con i piedi per terra. Infatti, questi esercizi sono tutti esercizi che ci riportano verso il suolo e verso il contatto con la terra, nel senso di contatto maggiore con noi stessi, con la nostra parte interna, per avere un maggiore equilibrio psicofisico e con l'ambiente esterno che ci circonda. Quindi, e abbiamo visto l'esercizio del grounding, che è quello dato dalla posizione eretta, dove i piedi devono essere appunto a distanza, ad una distanza che è simile a quella delle ossa del nostro bacino o delle nostre spalle. Il corpo è tutto in asse, le ginocchia sono morbide perché sono i nostri ammortizzatori, il bacino è leggermente retroflesso, anche la testa è in asse, le spalle sono rilasciate così come le braccia, si chiudono gli occhi e in quella posizione dove i piedi sono ben piantati a terra e dove dobbiamo fare attenzione a distribuire bene il peso corporeo su tutta la pianta del piede, perché spesso se noi osserviamo le nostre scarpe, la suola delle nostre scarpe, vediamo che da lì possiamo vedere i nostri punti di appoggio. Ci sono delle persone che nello stare in piedi o sia nella postura sia nel camminare hanno una tendenza ad utilizzare magari di più il laterale esterno oppure interno della pianta del piede, oppure ci sono delle persone che invece spingono di più sulla parte del tallone o sulla parte della punta del piede. Ecco, questo lo dobbiamo un po' correggere attraverso questo esercizio. Ovviamente questi esercizi si fanno senza scarpe proprio anche per questo motivo, perché i nostri piedi sono Ecco, importantissimi. vediamo un attimo anche delle immagini dove tu, naturalmente, dove lei fa, scusi, naturalmente anche la terapia la porta avanti, comunque così facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, insomma, ecco, vediamo questa immagine. Innanzitutto è una stanza abbastanza colorata, no? Sì, questa è la stanza dove io appunto effettuo le mie sedute, sia per quanto riguarda l'aspetto proprio come dicevamo prima della psicoterapia individuale e di gruppo, ma sia proprio quello a cui ci stiamo riferendo oggi, ovvero le classi di esercizi. Come vedete utilizzo un tatami proprio perché le persone possono stare comodamente senza scarpe e quindi deve essere una stanza dove sono presenti appunto dei materassi e sono presenti dei cuscini, perché tutto quello che vedete in questa stanza in realtà viene utilizzato nel setting e tutto ha una funzione, no? I cuscini stessi, i materassi, le sfere. Ovviamente ci sono degli esercizi nei quali andiamo ad utilizzare proprio questi strumenti. Partendo da questo esercizio di grounding, come dicevo, questo esercizio serve per aumentare la nostra consapevolezza corporea, ma soprattutto anche per farci contattare quelle eventuali tensioni di cui parlavamo. E possiamo dedicare a questo esercizio anche 5 minuti al giorno, facendo attenzione al nostro respiro, come dicevo, quindi che sia un respiro funzionale, completo. Il prosieguo, diciamo così, di questo esercizio è un altro esercizio che dalla posizione eretta ci fa scendere verso terra, e cioè noi poggiando il mento sul petto, sempre rimanendo con gli occhi chiusi e sempre rimanendo nella posizione di grounding, quelli quindi ben appoggiati a terra con i piedi, bacino morbido, ginocchia morbide, poggiamo il mento sul petto e accompagniamo sempre tutto da una respirazione lenta e profonda. La testa con il suo peso ci guida verso il basso, quindi la parte superiore del corpo scenderà verso terra. Non è importante arrivare con le mani a toccare il suolo, assolutamente, perché questi esercizi non devono essere vissuti come delle performance. Non c'è un fare o un fare bene, ma c'è più uno stare e un sentire rispetto alla posizione o rispetto al movimento che ci viene indicato di fare. Nell'esercizio del bend over, quando siamo con la parte superiore del corpo completamente rilasciata, completamente senza tensione, così come anche la nostra testa e il nostro collo, in quella posizione, rimanendo sempre con le ginocchia morbide e i piedi ben piantati a terra, incontriamo anche la vibrazione del corpo. Questo esercizio, infatti, quando Lowen lo ha creato, lo ha definito un esercizio di tensione e scarica, perché quando vado in quella posizione vado a creare una tensione nei miei muscoli
le muscoli delle gambe, quindi i bicipiti femorali, eccetera, quella tensione in qualche modo fa sì che mandandoci appunto in stress noi non ci difendiamo più da quella sensazione perché non possiamo più farlo. Quindi il corpo ha bisogno per scaricare quella tensione di vibrare e questa vibrazione naturale è importantissima perché appunto va a favorire lo scioglimento di quelle tensioni di cui parlavamo. Nella fine dell'esercizio viene chiesto poi alla persona piano piano di risalire e di ritornare in posizione eretta. Questo deve essere fatto molto lentamente e quando siamo poi nella posizione eretta, l'ultima cosa che andremo a sollevare sarà la testa e poi potremmo aprire gli occhi. Quindi, come vedete, viene chiesto alla persona di entrare veramente in contatto con se stessa, no? E per tutta la durata dell'esercizio, in qualche modo, in quel momento è come se l'ambiente esterno non esistesse. E come diceva Owen, un corpo che vibra è un corpo che vive, perché quella è una nostra reazione fisiologica che ci dobbiamo concedere, altrimenti quelle tensioni sarebbero poi difficili da sciogliere. Ecco, questo è un altro esercizio importante che tutti possiamo fare tranquillamente a casa, perché come vedete basta stare, diciamo, in piedi, potete utilizzare se volete a casa un tappetino piuttosto che anche se avete, non so, il parquet o comunque come siete soliti voi, ci sono delle persone che camminano a piedi nudi, quindi per loro non ci sarà alcun problema. Poi ovviamente possiamo fare degli esercizi che io direi possono essere un pochino più mirati, no? Vengono definiti infatti esercizi espressivi. Questi due, il grounding e il bend over, diciamo che sono degli esercizi proprio di base, quindi per chi approccia la bioenergetica li sentirà nominare spessissimo e li farà tantissime volte. È ovvio che Una dobbiamo. domanda, professore, solo per questi due che ha elencato, no? Il grounding e il bend over, se non sbaglio la pronuncia. Sì, benissimo. Meglio farli la mattina o la sera? Allora, bella domanda Roberta, perché in realtà io li consiglierei in tutti e due i momenti, nel Ah, senso che da ecco. un lato la sera, per esempio, fare la respirazione già di per sé ci rilassa e quindi può aiutarci nel conciliare il nostro sonno ed avere una qualità del sonno migliore, così come l'aspetto delle vibrazioni. Perché anche le vibrazioni in qualche modo ci danno proprio una sensazione di scioglimento del corpo. Le persone quando poi li fanno riferiscono di sentirsi, no, alleggerite, svuotate, ma un senso di svuotamento in questo caso molto positivo. È come se il corpo fosse veramente più leggero, ecco. Ma allo stesso tempo ci sentiamo più in contatto con tutte le nostre sensazioni. Allora, c'è da dire che ci sono delle varianti di questi esercizi, perché io posso fare il grounding e il bend over anche da sdraiato. Nella posizione sdraiata, pancia in su, ovviamente sarebbe meglio senza cuscino, in modo tale che il corpo rimanga tutto in asse, no? Compresa la testa. Quindi magari prima di addormentarci possiamo togliere il nostro cuscino, fare le nostre respirazioni lente e sarebbe qui consigliato anche utilizzare un'altra parte del nostro corpo che è la voce. Io generalmente faccio utilizzare la vocale A alle persone con le quali lavoro perché in questo modo andiamo ad aprire bene la bocca e quindi a sciogliere i muscoli che sono anche intorno alle nostre labbra ed utilizziamo un'altra parte di noi molto importante, molto profonda, che è la nostra voce. Quindi la vocalizzazione viene fatta nel momento in cui buttiamo fuori l'aria, quindi nel momento della espirazione. Dopodiché il bend over che abbiamo visto prima dando in piedi e quindi ci piegiamo in avanti viene fatto nella posizione sdraiata al contrario, quindi sollevando le gambe, andando a formare tra le gambe il nostro corpo un angolo, una sorta di angolo retto. Anche qui le gambe non sono tese, sono sempre abbastanza morbide. L'unica indicazione che c'è da seguire è che bisogna spingere con i talloni verso l'alto e con le punte dei piedi verso il nostro viso. Questo andrà a ricreare quella tensione di cui parlavamo prima, sempre nel bend over, ma nella posizione in piedi, che favorirà appunto l'espressione delle vibrazioni corporee. E questo la sera io lo consiglio perché chiaramente le gambe le andiamo a sciogliere, andiamo ad alleggerire quelle tensioni che abbiamo proprio anche nella zona delle gambe, che spesso anche queste sono causa appunto di un sonno disturbato oppure di risvegli notturni oppure di problematiche anche, no, di addormentamento. Ricordiamoci che i disturbi del sonno in questa quarantena Certo. sono molto aumentati. Quindi dobbiamo fare attenzione alla nostra qualità del sonno, perché un sonno rigenerante e riposante è una importante formula antistress, no? E ci fa affrontare poi la nostra giornata in maniera completamente diversa. Ok.
Perfetto, adesso visto che hai risposto a questa domanda, passiamo invece all'altra parte degli esercizi, quelli espressivi. Sì, allora, quelli espressivi, dunque, sono degli esercizi, Roberta, io quando faccio questi gruppi o anche quando lavoro magari in maniera individuale, perché c'è da specificare una cosa, noi oggi parliamo più della classe di esercizi bioenergetici, no? E non della terapia di per se stessa, quindi Certo. è uno spazio, come diceva lei, appunto di promozione della salute, non di cura, ok? Questi esercizi, questi spazi prevedono generalmente un incontro a settimana di 1 ora e mezza e sono tutti in gruppo, vengono fatti in gruppo. Quindi io sorridevo perché prima, quando ci sono delle persone nuove che approcciano a questi esercizi, io quello che dico è non ci preoccupiamo, non ci vergogniamo, non ci imbarazziamo perché facciamo un po' di caos e quindi saremo anche rumorosi, saremo anche, no, ci sentiranno dalle altre stanze perché utilizzeremo dei movimenti, utilizzeremo il nostro corpo, ma utilizzeremo anche la nostra voce. Allora, una parola, per esempio, rispetto alla voce, rispetto agli esercizi espressivi, che viene molto utilizzata è la parola io. Io vuol dire proprio entrare in contatto appunto con quello che ci sentiamo di essere e quello che siamo poi noi nel nostro ambiente esterno, un po' il diritto di esistere, no? In quella parola c'è la frase dietro che è io esisto, io ci sono, ok? Quindi questi esercizi espressivi di cui parlavamo, o li possiamo mirare ad alcune emozioni specifiche, per cui se ci sentiamo per esempio arrabbiati, il nostro corpo istintivamente ha bisogno di fare dei movimenti che noi però generalmente andiamo a bloccare, perché sono dei movimenti che magari socialmente non sono accettati. All'interno di un setting come questo invece ce li possiamo concedere, oppure all'interno anche tranquillamente della nostra casa. Come avete visto nella stanza, quei materassi hanno un senso perché viene chiesto a questi soggetti di colpire quei materassi facendolo appunto con dei movimenti specifici, perché ogni movimento che noi andiamo a proporre ha un senso, non viene fatto a caso, ok? Cioè quel movimento di, per esempio, colpire in questo modo il materasso, vuol dire andare ad utilizzare, come dicevamo l'altra volta, appunto la parte dei deltoidi posteriori, che è una zona, un distretto corporeo dove si va generalmente a fissare, a collocare la nostra rabbia, ovvero le tensioni che abbiamo generalmente in quella parte sono relative a, possiamo dirlo in maniera semplice, ad arrabbiature che non ci siamo concessi di esprimere. Attraverso questi esercizi il corpo ritrova la sua parte più istintiva, la sua parte più vera. Se noi pensiamo semplicemente a come è fatto il nostro corpo, no? Allora vediamo possiamo dire dalla cinta in su, e quindi la parte di me che voi oggi anche vedete è una parte che generalmente è un po' più costruita, è un po' più, come dire, imbellita, no? Perché è la parte che noi esponiamo di più con il mondo esterno, che utilizziamo di più. La parte inferiore invece del corpo, dalla cinta in giù, per capirci, è la nostra parte più istintiva, più animalesca, più vera. Innanzitutto perché è la parte con la quale noi andiamo a svolgere delle funzioni proprio istintive, quindi sono il camminare, il defecare, tutte le funzioni fisiologiche, la funzione sessuale la svolgiamo anche quella maggiormente con l'utilizzo della parte, diciamo, inferiore del corpo. E questa è la parte che in qualche modo ci fa essere più istintivi, più veri. Quindi dobbiamo dare vita al nostro corpo in toto. E questi esercizi ci danno proprio questa sensazione di un corpo unico, di un corpo più sentito, di un corpo più vivo in tutti i sensi. Chiaro, professore, daremo sicuramente spazio anche nelle prossime puntate insieme, proprio un focus sugli esercizi espressivi, che comunque oggi abbiamo analizzato più la parte degli esercizi bioenergetici, ma anche quelli espressivi sono molto importanti proprio per l'obiettivo che ha delineato, insomma, in questi ultimi minuti. Purtroppo, professore, anche oggi abbiamo finito il tempo insieme, però è stato chiarissimo, dettagliato e seguite questi esercizi che il professore docente di psicologia della salute dell'Unicusano vi ha
comunque indicato, perché è importante ancora di più in questo periodo riuscire ad applicare questi piccolissimi esercizi anche a casa, che vi aiutano a scaricare anche le ansie che purtroppo si stanno accumulando in questo periodo di quarantena e magari a dormire anche qualche oretta in più. Assolutamente, assolutamente. La Roberta, ringraziamo. la ringrazio, io ringrazio lei, ringrazio voi e alla prossima. Alla prossima, appuntamento alla prossima puntata, ci ritroveremo sicuro. Grazie. Ecco, oggi abbiamo cercato di, insomma, parlare del benessere psicofisico, dandovi proprio dei consigli utili, visto le numerose richieste che ci sono giunte, anche per far capire che tipo di esercizio bioenergetico portare naturalmente e fare a casa. Qualunque persona, basta un tappetino, insomma, avete sentito, vi potete poi andare anche a rivedere naturalmente la puntata, anche su YouTube, insomma. Per ora è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Una Mela al Giorno. Un saluto da Roberta Sias.